gentile con tutti, forse anche troppo. Lo confesso, mi sento a disagio quando lo si loda in mia presenza. Vuol dire rendersi troppo facile una lode quando si loda chi ne è così palesemente degno come mio figlio. Il mio sesto figlio sembra meno a prima vista e più meditabondo di tutti, è malinconico e insieme un chiacchierone, perciò non è facile con lui spuntarla. Se sta per avere la peggio, cade in una invincibile tristezza. Se invece conquista il sopravvento, cerca di conservarlo chiacchierando. Tuttavia non gli nego una certa passione che lo rende dimentico di se stesso. Spesso in pieno giorno si dibatte nei suoi pensieri come in sogno. Senza essere malato, gode anzi di un'ottima salute, barcolla a volte, specialmente all'imbrunire. Ma non occorre aiutarlo, non cade. Forse di questo fenomeno accolpa il suo sviluppo fisico. Egli è troppo alto per la sua età. Questo nel complesso non lo rende bello, nonostante la bellezza eccezionale di singole parti del corpo, per esempio delle mani e dei piedi. Non bella è poi anche la sua fronte. Anche di un cartapecorito, tanto nella pelle come nella conformazione delle ossa. Il settimo figlio mi appartiene forse più di tutti gli altri. Il mondo non sa apprezzarlo, non capisce la particolarità del suo umorismo, non che lo sopravvaluti, so bene che è piuttosto comune. Se il mondo non avesse altro difetto che quello di non saperlo apprezzare, sarebbe ancora puro. Ma non vorrei che questo figlio mancasse insieme alla mia famiglia. Egli vi porta inquietudine e insieme rispetto per la tradizione. E sa fondere questi due elementi, almeno a mio parere, in una perfetta unità. Vero è che da questo fatto lui, meno degli altri, sa trarne qualche conclusione, né sarà certo lui a mettere in moto la ruota dell'avvenire, ma questa sua disposizione è così consolante e fiduciosa. Vorrei che avesse dei figli e questi ancora figli. Purtroppo questo desiderio sembra non si debba avvelare. Per quanto a me sia comprensibile, insieme dispiaccia che egli sia così soddisfatto di sé, in profondo contrasto inoltre con l'opinione di quanti lo circondano, se ne va sempre solo in giro senza occuparsi delle ragazze e senza perdere mai perciò il suo buon umore. Il mio ottavo figlio è la mia croce e non so in fondo perché. Mi guarda come fosse un estraneo, eppure io come padre mi sento strettamente legato a lui. Il tempo ha rimediato molte cose, prima però mi coglieva a volte un tremore soltanto a pensare a lui. Egli va per la sua strada, ha rotto con me tutti i rapporti, con la sua testa dura, il suo piccolo corpo atletico. Soltanto le gambe erano da bambino molto deboli, ma questo difetto si deve essere cancellato nel frattempo. Saprà sempre farsi strada dove gli piacerà. Spesso mi è venuta la voglia di richiamarlo, di chiedergli come andassero le cose, perché si tenesse così lontano dal padre intero, un accordo che necessariamente gli fa irrigidire il collo ed ergere il corpo. Molti che si ritengono molto furbi e che perciò secondo loro si sentono respinti dal suo aspetto sono stati fortemente attirati dalla sua parola. C'è anche chi rimane indifferente dinanzi al suo aspetto ma ritiene ipocrita la sua parola. Io come padre non voglio giudicare ciò, ma devo ammettere che gli ultimi giudici sono comunque più degni di essere presi in considerazione dei primi. Il mio undicesimo figlio è gracile, certo il più debole di tutti, ma la sua debolezza inganna, perché a volte sa essere forte e risoluto, ma anche allora la sua debolezza è in qualche modo determinante. Non è però una debolezza di cui si abbia a vergognare, ma qualcosa che sembra tale soltanto su questa nostra terra. Non è per esempio
anche la disposizione al volo, una debolezza trattandosi di un vacillare incerto, di uno svolazzare a caso. Qualcosa di simile appare nel mio figliolo. Il padre, di tali qualità non può certo rallegrarsi, perché tendono evidentemente alla disgregazione della famiglia. A volte mi guarda, quasi mi volesse dire: ti prenderò con me, babbo. E io penso allora: saresti l'ultimo a cui mi affiderei. E il suo sguardo sembra rispondere: ebbene, che io sia almeno l'ultimo. Questi sono i miei 11 figli. Yeah.